Ho scoperto il valore di questa. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online. Questo video non mi aspettavo di doverlo fare, anzi è stata una vera sorpresa, perché come avete già letto dal titolo o come avete cercato su internet, ho scoperto il valore di questa, ossia la limousine in allegato con il numero 33 di Paperone dei Paperoni, uscito ormai già parecchio tempo fa, che ha avuto un innalzamento di prezzo senza alcun senso, per cui è arrivato, come starete anche vedendo, come avrete già visto, come vi farò vedere tra poco, dalle offerte che trovate su eBay. Io uso quello come metodo di paragone perché comunque per la compravendita di oggetti da collezione è abbastanza utilizzato. Ha raggiunto dei picchi di addirittura 100 euro per la versione impacchettata con il numero e la macchina, in vendita appunto su eBay. Ed è qualcosa che... cioè, credo di aver anche capito il perché, per questo ringrazio Giulia, che è la mia edicolante di fiducia, che mi ha reso noto il tutto. Io sono rimasto abbastanza di sasso perché io ne ho presa una, come vedete questa è la mia, con tanto di Zio Peperone e Battista al suo interno, nonostante i piedini non funzionino proprio benissimo, il resto come vedete è praticamente intonsa e perfetta. E mi dispiace solo di aver scoperto questa cosa qua, perché cioè, non è che mi dispiace, alla fine sono anche qua per fare un video informativo, ecco, sono qua per fare informazione. Insomma, i prezzi che potete anche trovare appunto su eBay, che state vedendo, che avrete già visto, viaggiano, sono anche a prezzi normali, cioè 20-30 euro, ma la maggior parte viaggiano tra i 100 e gli 80, che è un prezzo abnorme. Ho visto un'offerta che vedeva la macchina, il numero 33 di Paperone e la macchina con la, mi sembra, con un altro pezzo comunque di paperino, sempre del deposito, che era uscito a parte, dovrebbero essere i bassotti forse, ma non ne sono sicuro, che venivano venduti insieme a 89 euro, oppure ho visto più di un'offerta a 100 euro tondi per il volume di Paperone numero 33 insieme alla macchinina, ed è qualcosa di... cioè, so perché è così, appunto, come dicevo prima, grazie a Giulia, perché ne sono state stampate molte meno copie rispetto a quelle che dovevano essere appunto stampate, e quindi il prezzo è di conseguenza volato alle stelle. Non so se Panini ne stia facendo stampare altre, non credo. E comunque questo video è rivolto a tutti coloro che fossero o interessati a sapere il prezzo di questo, della limousine, o a sapere se tenerla o no. Il mio consiglio è in questo momento intanto di tenerla, perché comunque è a tutti gli effetti in questo momento un pezzo da collezione, quindi ha un certo valore adesso, figurarci tra un po' quanto potrebbe valere, e quindi sì, assolutamente tenersela. E appunto ero qua per fare un breve video a scopo informativo. Ho notato che nessuno su YouTube ne ha parlato, quindi da questo punto di vista dovrei essere il primo, e mi sembra più che giusto, perché comunque avere nella propria collezione un tale pezzo da collezione che nel corso del tempo chissà quanto potrà lievitare il prezzo, quindi mi sentivo in dovere, anche in quanto possessore di uno dei modelli, di fare un attimo di informazione, ecco, perché non si sa mai che qualcuno la svende o la regala o la perde. Addirittura tenetevela da conto, a quanto pare è abbastanza rara, e sì, è decisamente qualcosa che non mi aspettavo, però. Niente ragazzi, era un video veramente breve solo per informarvi di questo, l'ho registrato e lo pubblico oggi stesso di sabato. Invece no, non sei. Niente, se avete questa macchinina tenetela in cassaforte, perché nel corso dei mesi, degli anni, potrebbe valere anche 300 euro, un po' come valgono adesso i numeri più blasonati, il numero 2000 oppure altre parti della collezione. Lo sappiamo bene che nel corso del tempo i prezzi volano alle stelle, quindi mi raccomando, tenetela da conto, perché è molto rara, è assolutamente molto rara, non quanto il resto del deposito. Appunto, il resto del deposito è relativamente facile da trovare, mi sembra che l'intero deposito, tranne la macchina, si trovi a 100 euro complessivi, sempre su eBay, ma chiaramente potete trovarlo anche a di meno, con l'usato, oppure penso anche che sullo store di Panini si trovi, penso a meno, ma dovrei controllare comunque,
la cosa che mi interessava era parlare appunto della macchina. Il deposito l'avete già visto, l'abbiamo già recensito assieme e mi si sono trovato bene, l'ho apprezzato come uscita, ma questa storia della limousine è davvero inspiegabile, davvero inspiegabile. Va bene ragazzi, questo era un breve video, un po' reaction, un po' no, boh. È stato davvero particolare, la prima volta che mi capita una cosa del genere. Come sempre grazie di avermi seguito in questo piccolo video. E vi ricordo nel giovedì dopo della settimana più altri video come questo, che è cascato di domenica, l'ho registrato il prima possibile da quando ho scoperto sta cosa. E vi ricordo appunto i video anche al sabato, in cui portiamo recensioni oppure live. Comunque il sabato trovate sempre dei contenuti. E io come sempre vi auguro una buona giornata o una buona serata.